che allora vi dico, al montaggio c'è la scena di due genitori che stanno in ospedale, che stanno parlando. Una volta montato senza musica quella scena, non ti fa ridere per niente, anzi quasi drammatico, che loro parlano delle prove, delle cose. Poi invece metti la musica e ti fa ridere, cioè c'è stato sempre questo gioco tra il dramma e la risata. Per me però è stato un film molto liberatorio, nel senso che me ne sono fregato altamente di tantissime cose, nel senso che uno quando fa un film comunque ha un pensiero di dire: ma cosa penserà questo, cosa penserà quell'altro, ti vengono, a me non mi è mai venuto questa cosa, cioè qualche volta ci veniva tutti insieme perché parlavamo di questo critico che aveva scritto su una rivista di cinema dicendo che le facevano quasi vomitare le tavolate mie, dei miei film, che non Tu avrei hai mai... detto che ne hai aggiunte di più di fronte a Sì, questa no, io cosa. dicevo stamattina prepariamo la colazione, poi c'è il pranzo, poi la cena, allora mi veniva da ridere su queste cose, insomma. Però hai parlato di musica, siete d'accordo se facciamo, come dire, un salto in là? Perché io vorrei sapere da Ferzan e soprattutto da Patti Pravo com'è nata questa collaborazione per una canzone che si iscrive, come dire, all'anagrafe delle canzoni di questa stagione, no? In maniera molto prepotente. Io dico, cioè, questo poi basta, non parlo più perché dovrei, cioè, Piangi, piangi! mi è arrivato un disco attraverso una persona, credo mandato dall'assistente di Patti Pravo, dicendo che questo, ci sono le sue canzoni. Io ho ascoltato due canzoni che erano le canzoni sue che già conoscevo molto bene, e finita lì, poi ho detto vabbè così. Poi siamo tornati a Roma, mancavano 20 giorni ormai a chiudere tutto il film. A un certo punto Patrizio Marone, che è il montatore dei miei film, un grande montatore, che parlando, chiacchierando, mi ha detto: senti, ma hai ascoltato queste canzoni di Patrizio? Ti dico sì, ma sono tutte le sue canzoni, quelle che già conosco. Dice: senti, senti, questo. Ho sentito Sogno, mi sono commosso, mi ha proprio E emozionato allora molto. sentiamo da Patti Bravo come mai è nata anche questa idea di proporla, questa canzone, di mandarla. Beh, io non ne sapevo assolutamente nulla, sino a quando non mi è stato detto che Ferzan aveva ascoltato questo piccolo, per poi una piccolissima canzone che io pensavo di mettere alla fine del disco, forse, che sto facendo. E quindi mi sono commossa anch'io perché è un pezzo che commuove e l'ho amato e l'ho sentito per telefono, mi ha fatto solamente piacere. Poi ci siamo incontrati, io sono felice di essere in questo film, di finire questo film. Tra l'altro c'è anche un pensiero stupendo live in una scena bellissima dove state mangiando come porci i tramezzini che a me piacciono tanto. Non parlate, quindi c'è questa scena solamente con un pensiero stupendo che trovo molto bella. E ringrazio comunque Ferzan per la sua sensibilità nel sentire, nel captare le cose. Avete domande, oltre all'applauso per Patti Pravo? Per completezza, le musiche del film, le musiche originali sono di Pasquale Catalano, che tra l'altro è in sala, che con noi aveva già lavorato sulla conseguenza Non l'avevo dell'amore. visto. Non vogliamo sapere quanto ti sarà costato di diritti tutto il resto, ma c'è una domanda laggiù. Ho visto una mano lì, è ancora. Chi è? Ancora Marco Spagnoli? No, e non si vede niente qui, quindi. Gabriella, non vediamo niente da questa parte, dai. Però mi sentite, spero. Una domanda per Ferzan. Allora, parliamo un po' di famiglia. Le famiglie che hai raccontato fin qua, in genere erano le famiglie quelle degli affetti, cioè le persone che si trovano insieme per scelta, gli amici. Qui invece ritorni proprio alla famiglia tradizionale, quella di sangue, si diceva una volta. Volevo capire da che cosa è venuta questo desiderio. Spiace se chiedo anche a Ivan Cotroneo di aggiungersi alla Sì, risposta di sì, Ferza. sì. Io non ho mai, non sono mai stato, sempre ho dichiarato, non sono mai stato contro la famiglia di sangue, nel senso che non ho mai avuto, assolutamente, no. Soltanto che in questa occasione, in questo film, forse anche l'età, no? Che ho 51 anni, un po',
cominci a valutare il tuo rapporto con i tuoi genitori, cominci a valutare le cose, perché poi cioè, mio padre non c'è più, quindi non gli posso più parlare, non possiamo più dirci niente, e quindi c'ho sempre tanti conti sospesi con vari componenti della famiglia. C'è questa esigenza, in più è stato tutto in un modo molto naturale, nel senso che io non sono sempre dallo stesso parere che bisogna avere una famiglia allargata, bisogna avere una famiglia, più hai meglio è, secondo me, insomma, nella vita. E, tutto qui, non è che ho avuto una cosa ben precisa dicendo no, adesso racconto la famiglia tradizionale o il contrario, no, non ho mai avuto questo pensiero. Ho racconto gli affetti che sono tra le parenti, tra le persone legate di sangue, no, non penso a questo. Sì, io, insomma, da quando Ferzan mi ha raccontato l'idea del film, che partiva, insomma, dal rapporto fra due fratelli, da quello che sarebbe successo nel primo scarto narrativo del film, io mi sono molto divertito alla costruzione di questa famiglia, alla costruzione di Cantone e di tutti i personaggi che la popolano. Molta parte del lavoro che abbiamo fatto sul copione è stato su questo, sulla creazione dei personaggi, della nonna, del padre, della madre, della zia, della sorella, dei ragazzi, fare in modo che, insomma, si creasse un tessuto familiare del tipo che poi avete visto nel film, insomma, di mine vaganti che si incastrano, un po' si ostacolano e si aiutano a vicenda. Mi sembrerebbe opportuno continuare questa carrellata sulla famiglia con Unetta Savino, che è la mamma, perché del padre, che poi magari facciamo anche parlare di Ennio Fantastichini, ha già accennato Ferzan, però Unetta, non so, ti do il mio microfono, eccola, arriva di là. La mamma. Sì, no, io penso che sulla questione della famiglia tradizionale, probabilmente questa è un'occasione forte per... Cioè la commedia del film, ma anche i momenti drammatici, vengono fuori proprio dal contrasto fra all'interno della famiglia tradizionale, perché appunto mentre magari negli altri suoi film c'è questa, giustamente, la famiglia degli affetti, cioè delle persone che si scelgono perché stanno bene insieme, nella famiglia tradizionale è una bomba che scoppia, questa del figlio omosessuale, e soprattutto in quel tipo di famiglia. E quindi poi germi, tutte queste cose che avete detto, secondo me viene fuori proprio da questi contrasti, come anche in Saturno contro, cioè e quando c'è l'irruzione della famiglia tradizionale all'interno dell'armonia dei gay, perché io, insomma, francamente per me la scena quando irrompono il gruppo dei gay nel film è un momento così di leggerezza, insomma, qui si capisce che quelli più risolti sono loro, quelli che si accettano, che riescono a ridere anche di se stessi, mentre questa famiglia eterosessuale sta messa proprio male, cioè sta male, sta messa malissimo, il padre lo stesso, cioè, no? Io direi, no, io non trovo della, no, non parlerei della sessualità, delle scelte sessuali, perché poi dipende molto dalle persone, come si amano, come si vogliono avere, cioè ci sono, non c'è una divisione delle cose, perché poi uno sguardo, magari ci hanno degli inferni spaventosi dietro i ragazzi gay, non sappiamo questo, noi vediamo solo una parte di loro che stanno in vacanza così, in questo senso io non direi, non condividerei così. Io sono molto affezionato alla famiglia Cantone, molto, li amo tutti nel loro, cioè mi piace molto la mamma che sa dell'amante, fa finta di niente, io sono pazzo di Geo Martire, per esempio, dell'amante.